La famiglia dei dispositivi Samsung ad altissima risoluzione si estende anche agli 8.4 pollici e nasce così Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Abbiamo già recensito il 10.1, quindi tiriamo in ballo anche l'8.4. È abbastanza simile onestamente al 10.1, ma comunque è più compatto e quindi è forse molto più interessante per gran parte di voi, perché questo taglio intorno agli 8 pollici è uno dei più gettonati al momento nel mondo Android. Quindi sono abbastanza sicuro che questo dispositivo sia molto più interessante per tanti di voi. Questo è l'alimentatore da 2 A, questo è il cavo USB micro USB, sotto un piccolo manuale in una lingua strana, perché noi l'abbiamo preso di importazione. In Italia, onestamente, ho dato un occhio un po' online, si fatica a trovarlo, o almeno no, non si fatica a trovarlo, si fatica a trovarlo di garanzia, con garanzia italiana. Questo è il tablet 8 pollici 4, quindi dimensioni 219 128,5 x 7,2, quindi sottilissimo, però anche in questo è veramente molto comodo da portare in giro. 336 grammi è il peso di questo tablet, slot micro SD, jack audio da 3,5, tasto di accensione, bilanciere del volume, porta infrarossi, doppio speaker che poi comunque ne andremo a vedere, porta micro USB e fotocamera da 8 megapixel con LED flash. Fotocamera frontale, i sensori frontalmente, tasto di accensione fisico, multitasking e back ci fanno già intuire che la versione Android è KitKat, su cui Samsung ha implementato questa nuova disposizione dei tasti qua sotto. Questo è lo schermo e starete subito dicendo: oh mio Dio, ma questo schermo che deve essere Pro è una schifezza. No, non è una schifezza. Non funziona molto bene la regolazione automatica della luminosità, ovviamente sto parlando. Guardate quanto è basso il livello e comunque quanto è ancora più basso quando lo metto in automatico. Quindi capite da soli, ecco qua, vedete? State già notando la differenza. Ecco qua, in tutta la sua bellezza, lo schermo di Tab Pro 8.4. Risoluzione bene 2560 x 1600 pixel su un 8 pollici e 4. Veramente incredibile la risoluzione, vedete? Impossibile anche con la videocamera riuscire a vedere i pixel. Veramente uno schermo bellissimo, è sicuramente il suo pregio. Peccato per questa piccola mancanza della regolazione automatica della luminosità che ci costringe onestamente in quasi tutte le situazioni di luce a regolarlo in modalità automatica. Il tablet adesso è un po' fuori dall'inquadratura, mi perdonerete, ma almeno riesco a farvi vedere meglio cosa c'è in realtà dentro lo schermo. Il tablet ve l'ho fatto vedere, l'unica cosa voglio mostrarvi il retro che è in plastica, ma che ha le stesse finte cuciture, la stessa finta pelle, che non è appunto finta pelle, ma è proprio plastica, di Note 3. Di Note 3. Ok. Processore Snapdragon 800 quad core 2,3 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna. Andiamo a vedere Android, che abbiamo detto essere KitKat, 4.4.2 è la versione del software. La disposizione dei controlli è come esattamente nell'ultima versione della TouchWiz che avevamo visto su S5, è che ovviamente abbiamo visto anche già sul Tab Pro 10 pollici, uno che abbiamo appunto già recensito. Le funzionalità sono tante, sono veramente tante. Abbiamo il risparmio energetico, qui abbiamo il controllo vocale, il controllo con i movimenti, il controllo con il palmo della mano, lo schermo intelligente che rimane acceso, posso anche tenerlo acceso, che rimane acceso quando stiamo guardando lo schermo. Sul dispositivo abbiamo il pausa schermo, ovvero lo screensaver, ma soprattutto la possibilità di aprire il multi windows e abilitare l'apertura automatica, per esempio, di allegati nelle mail, oppure qui si parla di video, di archivio, schermata di blocco, impostazioni sui font, impostazioni sul pannello delle notifiche che è personalizzabile, con un dito viene così, con due dita viene quello completo, a cui possiamo accedere anche in questo modo e poi possiamo personalizzarlo. Modalità di blocco per non essere disturbati dalle notifiche in un certo orario e poi
tutte le varie funzioni di connettività, fra cui lo screen mirroring e la connessione ad altri dispositivi Samsung, che permette di farle interagire in modi un pochino più smart fra di loro. Se premo qua, ho il nuovo multitasking di Samsung, che a me piace molto, onestamente, trovo molto molto comodo. Se tengo premuto il tasto back, ho invece il nuovo multi-windows, che trovo anche questo più funzionale, perché è possibile sempre attivarlo trascinando, ma non è più presente quella linguetta un po' fastidiosa che a volte c'era sugli altri dispositivi. Sul tablet in realtà forse non era così fastidiosa, perché lo spazio era molto, ma insomma questa soluzione mi pare ancora più intelligente. Per chi ancora, per quei pochi che ancora non sapessero cos'è il multi-windows, permette di trascinare un'applicazione dentro, ma poi di mostrarne in contemporanea anche un'altra. Per esempio posso mostrare Chrome, eccolo qua, e quindi siete così amanti di Android World che potete guardare Android World sia nell'applicazione che sia nel browser. Comunque, a parte gli scherzi, questo l'ho fatto trascinando. Invece, se ci premo sopra, si apre l'applicazione in finestra, cosa comodissima. Devo dire che un pochino fatica a gestire tutto questo, però per esempio se io adesso esco, utilizzo il tablet, qui mi rimane questo pallino molto comodo che se io premo mi riapre il player musicale in questa finestra, e questo vale per tutte le applicazioni che ho qua. Se ci premo una volta sola, no, che Android World non supporta la visualizzazione pop-up, supporta solo il multi-windows, posso farlo con i video, ecco qua, mi si aprono i video in modalità pop-up, come la chiama Samsung. Connettività, allora, è disponibile una versione LTE 150 megabit per secondo, non è questo il caso. Qui abbiamo la versione Wi-Fi con connettività Wi-Fi AAC BGN, quindi supporta le due bande, Bluetooth 4.0, non è presente NFC. Segnavo solo una cosa: quando si fa un utilizzo un pochino più intenso, questa parte qua, la parte diciamo sinistra se lo teniamo in verticale, tende un pochino a scaldare. L'autonomia rimane, devo dire, abbastanza buona, ma si sente scaldare. Oltre al fatto che, lo vedete, non sembra essere perfettamente ottimizzata la touch. Ci sono queste cose che tipo avete visto, ruoti lo schermo e un po' di incertezza ci sono. Onestamente su un Tab Pro avrei preferito non vederle. Non impatta particolarmente l'utilizzo giornaliero, ma per una questione quasi di principio avrei preferito non vedere dei rallentamenti su un tablet di questo prezzo. Scorrendo lateralmente abbiamo invece la modalità che Samsung chiama My Magazine, ovvero questa modalità in cui vengono mostrati vari tile, vari blocchetti in stile Windows, in cui c'è per esempio il calendario, è per esempio presente Office. Se io io faccio questo gesto, posso scegliere per esempio di disabilitare le notizie, oppure se voglio per esempio nascondere altre cose, posso dare più risalto a, non lo so, novità in primo piano, ecco qua, e ho ridisegnato la mia interfaccia. Andiamo su internet. Ah, qui stavo girando ancora il povero Bellamo. Qui andiamo su The Verge. No, non ho bisogno in realtà di impostare la modalità, ce la posso fare, ok, non ho bisogno di impostare la modalità full, perché vista l'alta risoluzione il sito viene comunque già caricato in modalità full. Aspettiamo che venga caricato, l'ha già caricato, aspettiamo che carichi anche tutte le immagini come al solito nei nostri test. Ecco qua. Una volta che il sito in realtà è caricato, la navigazione diventa abbastanza godibile, nonostante questa cosa della quadrettatura, vedete che succede spesso sui browser Samsung, in cui la pagina si ricarica a blocchettoni, ma accade solo con i siti pesanti, quando facciamo uno scroll forte, che raramente si fa, di solito lo scroll, le pagine si scrollano così, e come vedete in un utilizzo classico non si nota niente di tutto ciò. Usciamo. Parlando di altri software di Samsung, ci sarebbe veramente l'imbarazzo della scelta. Ora, in tutta onestà, andrò un pochino più veloce perché li ho già fatti vedere, poi nella recensione sul sito linkerò i vari speciali fatti sul Note Pro e sul Tab Pro. Vi dico genericamente a cosa servono. Abbiamo un album ritagli che ci permette di effettuare dei ritagli di pagine web eccetera e salvarli là dentro. Abbiamo Flipboard, che praticamente è il My Magazine però come applicazione standalone, perché My Magazine è basata su Flipboard. Abbiamo Hancom,
Office, che è un software che io ho imparato ad amare molto sui Tab Pro, e che praticamente vi faccio vedere, per esempio Word. Se creo un nuovo documento di Word, mi permette di gestire appunto un documento Word proprio come se fosse lo stesso Microsoft Word. Guardate quanto è completo, quanto è simile allo Word per PC, e lo stesso vale anche per il foglio di calcolo e per le presentazioni, quindi HCell, HShow e poi ovviamente HWord. Completamente gratuito su Tab Pro, e si possono scaricare i vari aggiornamenti qua con questo piccolo software. Sono presenti vari software preinstallati di Samsung, l'editor video, il group play, perché non è presente il Galaxy Essentials, che è presente su altri dispositivi. Abbiamo poi ancora Remote PC, che vi ho fatto vedere sul Tab Pro da 10 pollici, anzi no, sul Note Pro forse, permette di gestire il PC da qua dentro. Vediamo, probabilmente è un remote desktop, ma forse ancora più interessante, mi piace molto, è Side Sync, permette di mostrare l'interfaccia del telefono, se ovviamente è Samsung e se ovviamente è KitKat, all'interno di questo tablet. Quindi se li portiamo dietro entrambi, magari questo senza la connettività dati, per esempio, possiamo gestire tutto quello che c'è sul telefono direttamente da qui, creando un mirror. Non possiamo, per esempio, però rispondere al telefono, non possiamo eseguire il tethering da quella funzione, ma spero che si sia capito a cosa serve. Poi comunque ho detto, linkerò l'articolo. Watch On permette di utilizzare il tablet come un telecomando. WebEx è un software di meeting, di web meeting, non mi viene il termine, quando una parola non deve venire ovviamente non arriva mai al momento giusto. Vi faccio vedere la riproduzione dei video, ok, solo contenuti sul dispositivo. Questo è il MP4 in Full HD, tra l'altro alzo il volume, l'audio è assolutamente un punto forte, sentite il volume. Audio stereo, quindi molto buono anche per la riproduzione di musica, se dovete far sentire un brano, può capitare a qualcuno senza le cuffie. Ok, andiamo su Asphalt 8. Ricordiamo la risoluzione 2560x1600 pixel, quindi superiore, nettamente superiore al Full HD, quindi i video Full HD ovviamente si vedono bene, si potrebbe ancora salire di risoluzione per continuare a godere bene di contenuti multimediali, e anche i giochi ovviamente, anche grazie all'Adreno 330, funzionano bene e sono un piacere da utilizzare. Volume altissimo. Questo Android ha le braccia all'indietro, mi disturba un po' questa cosa. Nessun calo di frame rate, non è quello che ci saremmo aspettati, però ovviamente, visto che lo Snapdragon è uno Snapdragon 800, nessuno si aspetterebbe un calo di frame rate nello Snapdragon 800. Fotocamera, allora, fotocamera 8 megapixel. Devo dire che mi ha abbastanza convinto, perché intanto è abbastanza veloce a scattare. Appena io premo ha fatto quell'effetto di cornicina bianca e ha già scattato. Ci sono varie modalità di scatto, non moltissime, ma insomma abbastanza per potersi divertire. Ci sono degli effetti in tempo reale qua sotto. Se premo qua posso
scaricarne degli altri, ma come vedete Samsung non ne ha messi a disposizione. Si può usare la fotocamera frontale, per quanto riguarda i video non è presente il slow motion. Comunque devo dire, ripeto, non è una chissà quale fotocamera perfetta, ma per essere un tablet è uno dei migliori, onestamente, secondo me, per scattare foto in mobilità, anche per le dimensioni. Nel complesso questo Tab Pro 8.4 è uno dei migliori tablet compatti che abbia mai provato, perché è veramente compatto nelle dimensioni, lo schermo occupa buona parte della parte frontale, funzionalità software intelligenti come il multi windows, la possibilità di aprire multi windows altre finestre. Onestamente il My Magazine non mi interessa particolarmente, non l'ho trovato troppo utile, ma tante applicazioni pro come il remote PC, come il side sync, come Hancom Office, insomma una dotazione software veramente molto molto buona. Non è perfetto, abbiamo detto, la regolazione automatica che non ha convinto, il fatto che scaldi un pochino qui a sinistra, ultima cosa, qualche piccolo lag durante l'utilizzo, che abbiamo detto non pregiudica l'utilizzo, ma avremmo preferito non vedere su un dispositivo simile. Detto questo, il prezzo non è ancora disponibile in Italia, almeno io non l'ho trovato. Ho visto un po' i prezzi, sono 417 per la versione Wi-Fi SUE Price, 538 per la versione LTE 4G, quindi suppongo che i prezzi dovrebbero essere 399 e 499 rispettivamente, prezzi comunque alti. Se cercate un prodotto professionale, potete permettervelo, e cercate un taglio intorno agli 8 pollici, questo tablet è perfetto. Ovviamente il prezzo però poteva essere un pochino inferiore al momento del lancio. Per questa recensione di Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.